Simone Cristicchi, ospite speciale nella seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche per il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dal confine orientale. Il cantautore, reduce dallo spettacolo Esodo, in scena al Teatro La Felice di Senigallia lunedì sera, ha spiegato la sua scelta di portare sul palco le vicende istriane e dalmate, quando con il trattato di pace del 10 febbraio 1947 l'Italia perse vasti territori dell'Istria e della fascia costiera, circa 300.000 persone scelsero, davanti a una situazione dolorosa e complessa, di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane. I documenti esistono, esistono migliaia di libri sull'argomento, tantissimo. Ogni esule, si potrebbe dire, ha raccontato la sua storia, ha pubblicato il suo memoriale, la sua memoria. Quindi la cosa importante è riuscire a trovare una chiarezza nell'esposizione di questa storia, che è comunque complessa, comunque aggrovigliata, ed è, io la definisco una matriosca, perché dentro ogni storia ce n'è sempre un'altra, poi un'altra ancora. Cristicchi, intervistato in aula dal direttore dell'AMAT Gilberto Santini, con a fianco la sua chitarra, ha eseguito anche i brani Lo chiederemo agli alberi, A bicura di me, portato a Sanremo. Alla seduta hanno partecipato anche gli studenti del liceo Galilei di Ancona, dell'ITIS Corridoni Campana di Osimo e dell'IPC Olivetti di Fano, che hanno rivolto alcune domande al cantautore. Io ricordo che quando ero ragazzo, sono studente delle superiori, vidi un film, era Qualcuno volò sul nido del cuculo, col grande Jack Nicholson, e questo film mi ha cambiato lo sguardo, mi ha cambiato la vita, posso dire, perché mi ha aperto delle domande, mi ha interrogato, e quindi credo fortemente che l'arte, anche la musica, la canzone nelle scuole, il teatro, possa essere materia di studio normalmente, insomma, come le altre, perché dobbiamo occuparci anche della nostra anima, non soltanto di matematica, fisica, quantistica.